Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro come ho fatto il setup della mia nuova agenda. Questa è un'agenda che utilizzerò appunto a uso personale, quindi per decorare principalmente le settimane e per inserire magari i film che guardo e altre attività che svolgo. E quindi niente, partiamo subito con il decorare la parte laterale appena apriamo l'agenda. Ho trovato queste immagini come sempre su Pinterest, poi le ho sistemate in base alle dimensioni che mi servivano, le ho stampate e plastificate e adesso appunto le inserisco nell'agenda in maniera casuale, come più mi piace. E poi una volta che le ho inserite, anche con un po' di fatica perché forse la tasca non era ancora aperta visto che era nuova, ho poi inserito delle, diciamo, decorazioni, non sono delle clip, sono semplicemente delle immagini sempre che ho stampato e plastificato, e in particolare questo fiore meraviglioso che secondo me ci sta veramente bene con i colori dell'agenda, e questo elefantino con i palloncini che veramente mi piaceva tantissimo. Sono un po' indecisa per dove lo devo inserire perché appunto non mi convinceva molto. E poi quindi ho cambiato la card inserendola in un'altra tasca più sopra e ho inserito l'elefantino subito dopo il fiorellino. Ho fermato il tutto con una clip in modo appunto che non scappi via e che ogni volta che lo apro non mi vola da qualche parte l'elefantino. Quindi iniziamo con il sistemare appunto l'agenda vera e propria. Io tolgo delle pagine qui che già c'erano in origine sull'agenda perché le andrò ad utilizzare nell'altra agenda che poi è quella mia vecchia, quella grigia, e la utilizzerò quella per la casa. Quindi per bollette e eventualmente altre spese. E inserisco appunto nella prima parte il planner vero e proprio e quindi le settimane che io poi decoro man mano con i vari appuntamenti che ho. E subito dopo vado avanti con il lasciare le pagine che mi servono, quindi queste che mi piacciono abbastanza, anche perché c'è il menu settimanale, quindi siccome sto iniziando la dieta lo sfrutterò. Poi inserisco dopo, sempre separando le dashboard, la sezione appunto dedicata ai film e quindi a tutti quanti i film che vorrei vedere, poi man mano che li vedo li segno, e anche le serie TV che vedo in televisione. Poi continuo con togliere delle sezioni originali che non mi interessano, inserisco altri divisori per rendere il tutto più ordinato e inserisco anche le wishlist delle varie cose che vorrei comprare, sia di cartoleria e sia di creatività. E poi appunto vado a continuare così nell'organizzare tutta quanta la mia agenda. Infine metto le password dei vari siti che voi adesso qui non vedete perché sennò vi farei vedere tutte quante le password e non va bene. Quindi una volta che poi appunto finisco di sistemare tutta l'agenda come più mi piace, vado a spostare questo inserto che c'era negli anelli perché magari dove ci devo mettere la penna mi darebbe fastidio. Controllo il tutto, sistemo il righello e poi inserisco la penna che è la mia Friction che amo da morire. E niente, quindi il video è finito qui, spero che il setup della mia agenda vi piaccia. Se vi interessa come poi ho sistemato l'agenda, quella vecchia qui grigia per casa, fatemelo sapere. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!